Bentrovati i principali argomenti del nostro TG delle 19.30, ampia pagina di cronaca con il sequestro di beni per 110 milioni di euro sequestrati all'immobiliarista romano Marcaccini e poi vi mostreremo le immagini che arrivano da Verbicaro, quattro disoccupati sono saliti sul cornicione della chiesa, chiedono lavoro, ebbene nel pomeriggio uno di loro è stato colto da malore. Allora, i nostri titoli. C'è anche un teatro, due alberghi e numerose aziende. Tra i beni per complessivi 110 milioni di euro sequestrati dalla DIA di Reggio Calabria all'immobiliarista Federico Marcaccini, detto Pupone. L'uomo è indagato in un'inchiesta sul traffico internazionale di stupefacenti coordinata dalla DIA di Catanzaro. Grande tensione a Verbicaro, in quattro salgono sul campanile della chiesa di San Giuseppe e minacciano di buttarsi nel vuoto. Fanno parte di un gruppo di disoccupati che attendono risposta dalla regione. I consiglieri d'opposizione interrogano il presidente del Consiglio Talarico per sapere se corrisponde al vero che 900 operatori sanitari in servizio all'ASP di Cosenza verranno mandati a casa. Una fiaccolata per le vie del piccolo centro per dire no alla violenza. Roggiano si mobilita alla luce dell'ennesimo episodio che è costato la vita di una donna di 50 anni. Le 5 province calabresi tra le prime 10 d'Italia per evasione fiscale, guida la classifica Vivo con il 41%, seguono Cosenza, Crotone, Reggio e Catanzaro. I silani partono bene, poi si disuniscono e cedono all'Interregio che porta a casa 3 punti insperati alla vigilia. Le 19.32, la cronaca dunque in apertura del nostro TG. Beni per 110 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Reggio Calabria all'immobiliarista romano Federico Marcaccini, coinvolto lo scorso anno nell'operazione overloading su un vasto traffico di droga gestito da due cosche del Cosentino. Tra i beni sequestrati anche il noto Teatro Ghione nel centro della capitale. Per i particolari sentiamo Marisa Fallico. Mentre nell'aula bunger del Tribunale di Catanzaro è alle battute finali l'udienza preliminare a carico delle 84 persone coinvolte nella maxi operazione overloading scattata nel dicembre dello scorso anno, 16 hanno scelto il rito abbreviato, per tutti gli altri il PM antimafia Vincenzo Roberto ha chiesto il rinvio a giudizio, le indagini si arricchiscono di un nuovo tassello. La DIA di Reggio Calabria ha eseguito un ulteriore provvedimento di sequestro di beni, valore circa 110 milioni di euro, nei confronti di Federico Marcaccini, 33 anni, soprannominato Pupone, noto immobiliarista romano, personaggio chiave nell'inchiesta che, come si ricorderà, ha acclarato un vasto traffico internazionale di stupefacenti, soprattutto cocaina, gestito da due cosche del Cosentino, quella capeggiata dai figli di Lido Scornajenchi, un tempo braccio destro del boss di Cetraro Franco Muto, Luigi e Giuseppe, e quella dei Grillo di Paterno Calabro, con la complicità di alcuni esponenti della cosca Pelle di San Luca, del broker della droga Bruno Pizzata, di insospettabili come il colonnello dei carabinieri Luigi Verde e di faccendieri come Federico Marcaccini, ritenuto insieme a Domenico Pisano di Rosarno e ai fratelli Scornajenchi uno dei maggiori finanziatori dell'acquisto in Sud America della polvere bianca. Stamani gli uomini della DIA hanno apposto i sigilli a numerosi immobili riconducibili a Marcaccini, tra cui due alberghi, uno a Taormina, l'altro a Frosinone, numerose aziende e l'immobile che ospita il famoso Teatro Ghione nel centro di Roma. Marcaccini, secondo quanto riferito in conferenza stampa dal responsabile della DIA Regina Gianfranco Ardizzone, aveva rapporti stretti con i Pelle di San Luca e avrebbe messo a disposizione dell'organizzazione ingenti somme di denaro, provento probabilmente anche di riciclaggio e del narcotraffico per l'importazione dello stupefacente dal Venezuela, dalla Colombia e dal Brasile, che arrivava prevalentemente all'aeroporto di Fiumicino, grazie alla complicità di cui godevano i trafficanti. Da qui la cocaina veniva prima stoccata a Cinecittà, quindi trasferita in Calabria e smistata sul mercato cosentino, ma anche in Emilia Romagna e Veneto, dove la cosca Chirillo è molto radicata. Ora sono saltate fuori queste numerose società, molte di più rispetto al sequestro preventivo che venne fatto nel momento in cui venne arrestato il soggetto, per cui c'è da rivedere ancora, però già appare chiaro che insomma,
ci sono dei canali di finanziamento che vanno a favore, diciamo, che vengono investiti nel traffico di stupefacenti e che possono ritornare senz'altro a questo gruppo. Adesso l'esasperazione dei disoccupati di Verbicaro che dopo manifestazioni di protesta, progetti presentati alla regione, appelli caduti nel vuoto, oggi sono saliti sul cornicione della chiesa, minacciano il suicidio perché da mesi sono senza reddito. Rosalba Baldino. La piazza del paese è transennata, siamo a Verbicaro sull'Alto Tirreno Cosentino, carabinieri, polizia e vigili del fuoco pronti ad intervenire. Gli occhi fissi sul cornicione del campanile della chiesa di San Giuseppe dove quattro disoccupati minacciano di lanciarsi nel vuoto. Chiedono risposte immediate dalla regione, anzi dal vicepresidente Antonella Stasi, in merito all'attuazione di alcuni progetti per favorire l'occupazione. Una protesta estrema che non riguarda solo i quattro sospesi nel vuoto, ma altre 70 persone, padri di famiglia da mesi senza reddito, sono determinati a non mollare ed avere risposte. D'altronde denunciano i progetti erano stati presentati molto tempo fa. Chissà in quale cassetto, di quale funzionario sono finiti. Intanto però in questa zona interna della Calabria si fa i conti con la fame. È un anno che stiamo combattendo per avere un po' di lavoro, onestamente. E noi non siamo riusciti ancora ad avere il lavoro dalla regione, nessuna risposta. Come dobbiamo fare? Noi ci buttiamo se non ci danno il lavoro. Il 54% dei 3.500 residenti è senza lavoro, praticamente uno in ogni famiglia. Si mangia grazie al banco alimentare e la parrocchia a distribuire il provvidenziale pacco. Forse è per questo che hanno deciso di occupare quello che è un luogo simbolo. La crisi colpisce soprattutto le zone interne, mentre le istituzioni restano sorde. Del grido di disperazione di Verbicaro vi abbiamo parlato con uno speciale curato dal nostro direttore Attilio Sabato. Uomini e donne hanno raccontato come si tira a campare nei vicoli di case abbandonate, il bisogno più forte della vergogna. Non è bastato, per questo stamattina hanno deciso di giocarsi il tutto per tutto e rischiare la vita. Speriamo che il lavoro non debba avere un costo così alto. Ed è stato colto proprio nel pomeriggio da malore uno dei quattro disoccupati saliti per protesta sul campanile della chiesa di San Giuseppe a Verbicaro. L'uomo si è sentito male mentre si trovava sul cornicione della chiesa ad una ventina di metri d'altezza. È stato subito soccorso e trasportato al posto di guardia medica. I manifestanti tuttavia sono intenzionati ad andare avanti nonostante dalla vicepresidenza della regione Calabria sia pervenuta la convocazione di un incontro per venerdì a Catanzaro. La protesta prosegue, fanno sapere i disoccupati, fino a quando non sarà stabilito l'avvio dei progetti di lavoro di cui si è parlato. E hanno dato esito negativo le perquisizioni effettuate nel Cosentino nell'ambito della maxi operazione scattata in tutta Italia alla ricerca di armi ed elementi utili per individuare i responsabili dei drammatici scontri di sabato scorso a Roma durante la manifestazione degli Indignados. Circa 20 provvedimenti eseguiti da carabinieri e polizie in città e in alcuni centri della provincia, tra cui Scalea. Tra i destinatari noti esponenti dell'area anarchica e dei centri sociali, nonché anche alcuni ultrà del Cosenza. Alcune delle persone sottoposte a perquisizioni erano presenti alla manifestazione, ma a loro carico non è emerso nulla, così come non sono stati ritrovati elementi sospetti nelle residenze delle altre persone segnalate. Le perquisizioni hanno riguardato abitazioni private e non centri di aggregazione. Comunque, carabinieri e polizia presenteranno una relazione alla procura sull'esito dell'esecuzione dei decreti. I consiglieri d'opposizione interrogano il presidente del Consiglio Talarico per sapere se corrisponde al vero il fatto che 900 operatori sanitari in servizio all'ASPA di Cosenza verranno mandati a casa. Emilia Canonaco. Sarebbero 900 gli operatori sanitari in forze all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ad avere dal punto di vista lavorativo i giorni contati. Un numero a cui si arriva sommando 439 precari poi stabilizzati a 490 precari il cui contratto è in scadenza. Procediamo con ordine. A proposito del primo gruppo di lavoratori, il commissario dell'ASP Gianfranco Scarpelli lo scorso 10 ottobre avrebbe comunicato al presidente Scopelliti la sua intenzione di rendere esecutiva la deliberazione numero 777 del 2010, che annulla a partire dal 31 ottobre 2011 i contratti dei lavoratori stabilizzati in data 23 dicembre 2008.
Si tratta di autisti, infermieri, fisioterapisti, personale OSA e OS, operatori del 118 e specialisti in soccorso sanitario in montagna. A sollevare il caso sono stati i consiglieri regionali Carlo Guccione, Bruno Censore, Ferdinando Aiello e Antonino De Gaetano, che hanno presentato una interrogazione con richiesta di risposta immediata al presidente della regione Scopelliti. Ai dipendenti stabilizzati dall'ASP vanno ad aggiungersi, come dicevamo, i 490 precari che la stessa azienda sanitaria nel 2008 assunse con un contratto della durata di 36 mesi che scadrà il 31 dicembre prossimo. Hanno svolto in questi tre anni mansioni di fisioterapisti, istruttori per la riabilitazione cardiopolmonare, infermieri, addetti ai servizi CERT, dialisi, di poliambulatorio. I presentatori nella loro interrogazione chiedono quali iniziative il presidente e la giunta regionale intenda intraprendere per evitare che i servizi sanitari che l'ASP di Cosenza eroga giornalmente ai cittadini subiscano un vero e proprio collasso per il venir meno di 900 operatori. Fin qui dunque il documento a firma dei quattro consiglieri regionali di opposizione. Se il quadro da loro delineato dovesse essere effettivamente questo, si tratterebbe dell'ennesima tegola su un comparto già deficitario e lacunoso. Vedremo cosa governo regionale e azienda sanitaria provinciale risponderanno a tal proposito e se le paure dei membri di Palazzo Campanella troveranno conferma. Di certo ci sono quasi 1000 lavoratori che in queste ore stanno con il fiato sospeso. Una messa e poi una fiaccolata per le vie del paese. A Roggiano Gravina si è voluto ricordare così il triste episodio che è costato la vita l'8 ottobre scorso ad una donna del luogo investita e uccisa da uno psicolabile. Vediamo. Prima una messa alla presenza anche dei sindaci del territorio, poi una fiaccolata per le vie del paese. A Roggiano Gravina si è voluto ricordare e condannare così il tragico evento che ha colpito una donna del luogo, Emilia Cupone, vittima della follia omicida di un giovane che l'ha investita con la sua auto nel centro del paese più volte fino ad ucciderla. Una violenza ancora inspiegabile che è stata stigmatizzata dal sindaco di Roggiano. Roggiano è un paese tranquillo, non è un paese di mafia, non è un paese di 'ndrangheta, però certamente abbiamo l'obbligo di rispondere a questi gesti e di dire no alla violenza, a nessun tipo di violenza. Questo è stato un episodio veramente brutto, ma comunque che ha fatto la goccia, che ha fatto traboccare il vaso, perché noi diciamo no alla violenza e che Roggiano risponde a questo dicendo di no. E soprattutto insieme voglio ringraziare tutte le associazioni, le parrocchie che hanno partecipato insieme all'amministrazione per creare un comitato contro la violenza e soprattutto ringraziando anche i sindaci del territorio che vogliono stringersi a noi. In occasione di questa fiaccolata è arrivato anche l'annuncio che a Roggiano Gravina sarà presto installato un sistema di videosorveglianza che renderà più sicuro il centro della Valle dell'Esaro. Il GUP di Rossano ha condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa per estorsione Antonio Mazzacua, 57 anni, nato a Catanzaro ma residente a Rossano. L'uomo, noto negli ambienti sportivi per il suo passato di tecnico di numerose squadre dilettantistiche, tra cui il Castro Villari e il Corigliano, è stato giudicato con rito abbreviato. Secondo la ricostruzione dell'accusa, Mazzacua avrebbe estorto denaro ad una donna minacciandola altrimenti di riferire al marito notizie compromettenti sulla loro figlia. E torniamo ad occuparci dell'inchiesta avviata dalla Procura di Cosenza sui presunti statini taroccati all'Università della Calabria. Mentre le indagini proseguono, noi abbiamo oggi sentito gli studenti che ci hanno detto: ogni giorno noi e le nostre famiglie facciamo grandi sacrifici per studiare e conseguire un titolo, sacrifici che vengono però vanificati da chi compra esami e posti di lavoro. Carmelo Ida, sentiamo. Rabbia e delusione per la grande beffa degli esami truccati all'Università della Calabria, finita nel mirino della magistratura per un presunto giro di statini taroccati. Gli studenti sono consapevoli di trovarsi calati in pieno nel sistema Italia, nel sistema in cui la corruzione e il denaro fanno la fortuna di alcuni a discapito del merito conquistato sul campo. Dovrebbero prevalere le persone capaci, non chi attraverso questi mezzi riesce a raggiungere risultati per cui invece la gente studia. Quindi non dovrebbe essere una cosa giusta, però purtroppo c'è,
e la realtà è questa. Rassegnati e preoccupati per un metodo che consente di ritrovarsi con una pergamena e un titolo di dottore guadagnati a suon di euro e con scarsissima preparazione sulle materie di studio del corso di laurea. Se si comincia da qui, dicono gli studenti dell'Unical, chissà a cosa si arriva per ottenere un posto di lavoro. Uno se le deve sudare l'esame, quindi l'esame comprato è una delle scelte più brutte. Ci sono sacrifici che si fanno, c'è chi sta un mese sui libri, c'è chi invece cerca di non starci, magari passa l'esame comunque. Noi ovviamente paghiamo delle tasse, mentre altri magari rimangono in giro senza far niente o comunque si prendono, diciamo, burla di noi, e quindi sicuramente tanta rabbia. Concorrenza sleale, ma non solo nel sistema poco virtuoso della compravendita degli esami, per chi investe nello studio un danno incalcolabile, le cui ripercussioni non si fermano di certo alla laurea. Il sentimento maggiore è quello della rabbia, è anche delusione da un punto di vista di questa istituzione. Cioè, è inutile studiare, andare lì e vedere persone che passano con 30 all'esame, veramente, persone mai viste ai corsi, è ridicolo. Non c'è niente da dire, meritocrazia zero. Calabria al top nell'evasione fiscale, le nostre 5 province risultano tra le 10 province italiane con il maggior numero di contribuenti mancanti, record assoluto per Vibo Valentia, vediamo nella grafica, primo posto con il 41% di assenti, 42.534 cittadini che non partecipano alle spese dello Stato, seguono Cosenza al quarto posto con il 39,8%, 176.843 presunti evasori, Crotone al sesto posto con il 39,2%, 36.238 contribuenti mancanti. Reggio Calabria all'ottavo posto con il 38,7%, 136.000 presunti evasori. Catanzaro è al decimo posto con il 36,8%, 82.674 cittadini sconosciuti al fisco. Record calabrese anche nella classifica dei contribuenti mancanti delle città con più di 10.000 abitanti. Primo posto per Cutro in provincia di Crotone con il 55% dei presunti evasori. Cambiamo argomento, si inizia con una serie di iniziative che dureranno 3 giorni, ma l'obiettivo è quello di arrivare al gemellaggio tra le province di Cosenza e del Verbano Cusio Ossola in Piemonte. Sentiamo. Due territori distanti geograficamente ma uniti dalla comune volontà di stringere rapporti finalizzati alla promozione e allo scambio delle rispettive risorse. Così la provincia di Cosenza e quella di Verbano, Cusio, Ossola per 3 giorni danno vita ad una serie di eventi che intendono avviare un gemellaggio nel nome delle loro eccellenze territoriali, paesaggistiche ed economico-produttive. Lo facciamo in un anno particolare, 150 anni in Unità d'Italia, quindi due province lontane tra loro ma che cercano assieme di proporre e di promuovere i loro territori, i loro prodotti enogastronomici, le loro eccellenze e di affrontare anche tematiche e problemi che condividiamo, come il ruolo delle province che deve continuare a essere e a rimanere nel sistema istituzionale italiano, ma anche altri problemi legati alla montagna, legati ai parchi nazionali che condividiamo, e quindi direi che avremo modo anche, io mi auguro, di sottoscrivere un protocollo che ci potrà vedere più uniti e lavorare anche assieme. I contatti erano stati avviati nello scorso mese di aprile, quando una delegazione calabrese aveva partecipato alla sentita festa in onore di San Francesco di Paola. Infatti nel comprensorio piemontese risiedono molti cosentini. Il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, ha sottolineato l'importanza di un contatto tra le due province, anche per sfatare alcuni stereotipi negativi che si sono affermati al nord e che non corrispondono alla realtà del territorio cosentino. Siamo adesso allo sport, parliamo di calcio, i Silani partono bene, poi si disuniscono e cedono all'Interreggio che porta a casa 3 punti insperati. Poteva essere la gara della definitiva consacrazione del Cosenza, un successo al San Vito con l'Interreggio avrebbe confermato i progressi evidenziati dalla storia rossoblu nelle notturne con Serre Alburni e Sambiase. È stata invece una brusca frenata, una rachira inspiegabile dei Silani che hanno regalato 3 punti agli ospiti dopo aver assaporato il profumo della vittoria. Copione rovesciato rispetto alle ultime gare, Lupi subito in palla, con Mocialo come al solito sugli scudi e intento a farsi largo nella rocciosa difesa regina.
Una decina di minuti sono bastati per arrivare alla prima svolta dell'incontro, dal cross di Fiore all'aggancio di Tedesco, che ha messo in moto Manolo, arpionato da Buni in piena area. Calcio di rigore dal dischetto e il gol del vantaggio numero 5 per il bomber del Cosenza. La squadra di Patania, in tribuna per squalifica, avrebbe potuto anche pareggiare sulla conclusione della distanza di Alfredo Romano, che è andata a sbattere sul palo, e invece, poco dopo, ha subito la rete del pari. Una palla persa a centrocampo ha dato il là a Eseola, che ha servito al liberissimo Mario Lacanna l'assist per l'1-1. La risposta immediata del Cosenza è arrivata dal lancio di Provenzano per Fiore. Perfetto lo stop, non la conclusione a rete. Poco dopo, sul piede di Adriano, un altro pallone invitante che si è infranto sui difensori reggini. In confusione, poco più tardi, su un campanile che ha offerto a Tedesco la possibilità di andare al tiro, senza fortuna. Bravi e fortunati invece gli ospiti, l'incursione di Lavrendi nel secondo tempo ha bucato la difesa del Cosenza. L'assist di Arigò e il velo di Eseola hanno fatto il resto, concretizzando il sorpasso dell'Interreggio. Un brutto colpo che il Cosenza ha metabolizzato subito, proiettandosi in avanti, un assalto costante che i giocatori di Maria hanno respinto con qualche affanno, ma lasciando il San Vito con l'intera posta e l'aggancio in classifica. E adesso le previsioni del tempo, il nostro meteo. Per il momento è tutto, il nostro TG torna alle 22:30, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.